Mamma mia, mamma mia. No. Ciao. Che ne sono? È alto un quarto. Non è possibile. Fermo. Ai ai ai, sarà fine la fila. Allora che ora è? Le 5 e 10. Va bene. E che ci posso fare? Se fermo, signore, io guarda che con gli orologi ho cominciato una guerra quando ero bambino. E l'ho sempre persa. Una sala mi storia con gli orologi? La storia degli orologi è fantomatica. La mia storia. Allora, io sono della generazione che lascia cose, no? Che ci aveva determinati regali alla comunione, va bene? E io ero della generazione che alla comunione ci faceva l'orologio. E a quei tempi gli orologi costavano un patrimonio, c'erano ancora gli orologi svizzeri, quelli con rubini, 17 rubini, 12 rubini, si faceva, andava a serre a scuola, no? Te quanti rubini hai tu? Insomma, e salivo alla comunione, me lo comprarono anche a me, no? E mi comprarono un bel orologino. Chiaramente limitatamente alle potenzialità della famiglia, vero? Comunque, abbiamo un bel orologino perché ce l'ha ancora il babbo, pensa. Me lo compro. Cioè me lo compro, me lo fanno vedere. Mi fanno vedere come funziona, come si fa a caricarlo. E io ligio ma tenevo alle disposizioni, no? Poi sono i discorsi, no? Se lo fa rubare, se lo sciupare tu ne buschi, e io ragazzino per bene, dirigente, anche perché mio babbo che aveva le mani pese, a scuola tutto fiero, avete, ci siete. Guarda il mio, guarda il mio c'è il cinturino di cuoio, il mio ce l'ha di coccodrillo, e il mio qui e il mio là, il mio gli ha placcato d'oro, mi ricordo uno mi disse il mio gli ha placcato d'oro, cose che ora le fanno ridere, ma a quei tempi placcato d'oro gli aveva un valore. Insomma, dopo due o tre giorni e guardo l'orologio, io sono alla campanella della ricreazione. Ormai come segnale 9:15, che tutti lo che realtà 10:20 la ricreazione, e a me mi sta fermato, che carica, riparte, arriva a mezzogiorno e mezzo o ai tocchi e 20, non mi ricordo, di sorti a fuori, io tranquillo arrivo lì con i miei orologi, no? E gli era bello indietro che devo essere, ho preso un culo anche questa busta. Allora torno a casa e via con mia mamma, che mia mamma fa tutta la battuta per te cascare, no mamma, no, insomma devo dirmi la verità, se ho tre buschi, no, va bene mamma, non è cascato, va. Oh, ma il giorno dopo uguale, si chiede fino a mia mamma, vedi, vado a comprarlo, no? Quando l'ha comprato l'orologio, e va bene, facciamo vedere, questo è perfetto, che torna a casa, cioè, allora gli chiedono va bene, in cosa l'orologio va bene, tu sai che tu sei, insomma, vedete la colpa a me, dopo due o tre giorni, è uguale, l'orologio sferma, che la mamma ritorna giù, e questi gli fanno, signora, l'orologio va bene, è inutile la venga più aria, l'orologio va bene. Che? Mi va a quel fare, dice, ma che pazienza, ma
fammelo fare a me, no? Lo dopo io che andrò a lavorare, se tu pigli il mio. Insomma, al mio babbo, perfetto. A me mi dai il suo, stesso discorso, mi raccomando, non rompere di quello di babbo, insomma, va bene. Dopo due giorni riesco a vedere fermo. Che torna a casa e quello di babbo di andare. La mamma va e niente, allora io tutti con l'orologio, io senza l'orologio, cioè, cominciarono a pensare che fossi io che facevo fermare l'orologio, no? Allora, lasciando passare, e allora lasciando passare un po' di tempo, venne fuori quelli con il caricamento automatico, no? Cioè lì si caricano come... Che gli disse, signora, se no c'è questo, però che costa parecchi di soldi di più. E la mamma disse, no, mi dispiace, ma in ogni caso non sa soldi per questo tipo di orologio. Pace, visto l'assenza dell'orologio, e fin qui pareva andasse tutto bene. Poi dopo cominciai a crescere e me lo comprai a me un orologio, perché a me mio papà mi mandava a lavorare d'estate, no? Mandava a lavorare d'estate perché non gli poteva stare a vedere a casa senza far nulla. Insomma, mi compro l'orologio degli automatici. Allora, quegli automatici mi durò, io dico in tutto mi durò 15 giorni perfetto. Dopo 10-20 giorni comincio a andare innanzi due ore, indietro un'ora, insomma ce l'ho perso, madonna buona. E dico no, il mio babbo se lo mette il mio babbo, perfetto. E nulla, poi dopo passo il periodo degli orologi e all'improvviso, mentre sarà il liceo, venne fuori quelli elettronici, cioè io la fila, no? Quelli con i diodi rossi, quelli della stessa Instrument della... che tutti a scuola gli avevano l'orologio, capito? E cominciò ad andare di moda i, come si chiamano, i cinturini, quelli d'acciaio, quegli elastici. Gli feci la cazzata, andai a comprarlo, comprai il cinturino elastico e mi strappavo tutti i peli, che moccoli, sembrava il giorno del gastigo. E allora allora, quegli elettronici mi sono durati 2 o 3 mesi e poi morti. Ma morti, sa cosa vuol dire morti? Cioè li ho portati al coso il movimento da buttare via. E da allora io roba elettrica, orologi, nulla. Io tutte le volte mi avvicino a qualcosa di elettrico o di elettronico, io lo fermo. E non lo so perché, lo dicano che un cervello, io ci credo, e non ci credo, però il computer l'accendo io, c'è l'apo lì, l'accendo io e non parte. Terria lui e però accende non parte, e va in cucina io e tu vedi parte, che vedrai il motivo, quando va a sesta se la cucina c'è lampioni, arriva a passare sotto il lampione e mi si spenge, fa 20 metri mi si riaccende, domanda che hanno le mogli, io che lo so, vedrai, io perché non lo so. Non ce l'ho la mia idea del perché. A volte mi fa paura anche da me. Ah, un'altra volta, il telefonino di lato, no? Fa il registro filmati. Tutte le volte che sono stato lì, che mi ero stato di allegria, rabbia, così via, lui registrava, all'improvviso, pum, va via la voce. Mai successo, solamente ho filmato quando ci sono io. Che guarda, ce ne sono tutti, quello di quando si trova l'albero, lasciano campestre grosse da tagliare e quando se ne a segare a cornacchiare lassù il legno, che guardalo e che gli fo io, non lo so perché non lo so, non ce l'ho la minima idea, che mi fa cazzare se no ti fiamo l'orologio, non mi frega un cazzo se ti ha l'orologio che costa, basta te lo tocchi te lo fiammo, e questo uguale stesso discorso. Questi che appila, i pomino si fermano, ripartano.
Siete, stamattina mi sono incazzato perché non riuscivo a tirare via questo violoncello dalla forma e mi sono fermato, ce l'ho a fare. Tu ci credi, eh? Non ci crede. Vedrai. Il morto gli è sulla pala, là. È fermo, eh. E lo so. Ci avrei anche un'altra caratteristica. Quella però è un po' più paurosa. E preferisco non la dire. Se tu vuoi un consiglio però non mi fare incazzare, perché se te l'auguro la farria. Sì, cioè devo te lo raccontare in più. Porto, sono vettore, proiettatore. No, fate le battute. Ah. Ora si incolla. Dai, fa, stacca lo stronzo, per piacere, dai. Lo stacco io, basta, ora basta. Siamo grandi, vaccinati, siamo maturi.